A Faenza esisteva un arco di trionfo dedicato a Napoleone, dal destino sfortunato. Ci troviamo nella zona tra Porti Molese e Piazza d'Armi, all'incrocio con la via Medaglie d'Oro, ed è proprio qui che l'arco venne costruito a partire dal 7 maggio 1797, in memoria della storica vittoria dei francesi contro l'esercito pontificio avvenuta sul fiume Senio pochi mesi prima. Il tutto venne progettato dall'architetto Antolini e realizzato in poco tempo. Ma proprio la fretta e la scelta di materiali non ottimali rese l'arco estremamente instabile, tanto che dopo pochi mesi fu necessario intervenire per impedirne il crollo. Con la cacciata dei francesi nel 1799 l'arco fu demolito in tutta fretta, ma non è finita qui. Nel luglio del 1800 i francesi rioccuparono la città e l'architetto ottenne di poter ricostruire il monumento ancora più grande di prima. Il comune però aveva pochi soldi, per questo i lavori si fermarono al basamento, ben presto abbandonato e fatto sparire dagli abitanti del luogo, che si appropriarono dei materiali. Faenza, in un minuto.